Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem, sequel di A Plague Tale Innocence che sto portando in maniera completa qui sul mio canale, tutto in 4K a 60 fps, grafica alta, negli primi episodi anche ultra, tutto su PC. Dobbiamo giocare il capitolo numero 13, ora niente da fare, di cui vedrete una breve descrizione lì se volete leggerla, mettete in pausa il video, noi iniziamo subito. Detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Abbiamo una missia molto ferita in questo momento, che ha appena combattuto contro il conte. Abbiamo Hugo, che ha dato sfogo alle sue capacità di controllo dei ratti per ammazzare un sacco di persone. E abbiamo ritrovato Lucas, nostra madre, la madre di Amicia e di Hugo, è appena stata uccisa dalla contessa. Che si è appena si è anche salvata, se non... No, è morta la contessa, scusatemi, non il conte. Mi ero confuso. Amicia ha combattuto contro il conte e ha perso. Come vedete. Ok, glielo mette a posto in questo modo. Ah, fa malissimo. Hugo è sempre più infettato comunque, come vedete. E sembra essere in questo stato catatonico da quando ha usato il suo potere alla massima potenza. Vedete, come se fosse assente. Hugo, let's go. Però ancora non sappiamo se è così perché si rende conto di aver ucciso tantissime persone in una volta sola, cosa che non aveva mai fatto, oppure se è perché si è sforzato troppo e ha perso un po' di capacità mentali. Oh, belle cose qui. Siamo sotto la fortezza comunque, siamo sotto il castello. Un po' di zolfo. Fa sempre comodo. E di qua? Si può in qualche modo passare? Guarda lì. Certo che si può passare. Watch over him. I'll be quick. Yes. E qui dietro abbiamo qualcos'altro. Dei rottami. Qui si può addirittura scendere di nuovo. Ok, qui però eravamo dove eravamo prima. Ah, ok, bastava andare direttamente di qui per arrivare in questa zona più segreta. Vabbè, recuperiamo. Questo diventa direttamente rottami perché abbiamo preso il potenziamento che permette... Qua possiamo ora aprirla dall'interno, sì. Che permette di potenziarci le cose senza più usare gli attrezzi, quindi ogni volta che troviamo un attrezzo diventa rottame. E qui abbiamo una Anything will help. You need bella, it. un bel banco da lavoro. Ora farò una cosa, farò un trucchetto per sbloccare gli obiettivi che ci danno il massimo di completamento di tutte queste cose, ok? Praticamente vi faccio vedere com'è. Voi potenziate qualcosa. Adesso Much possiamo better. potenziarlo al massimo. Questo non ancora. Allora, guardate, facciamo così. Ricarichiamo la sezione. Oppure no, oppure no. Prendiamoci semplicemente questo potenziamento e andiamo avanti. Lo faccio per i cavoli miei questa cosa. Non la faccio in video che diventa un po' pesante. Semplicemente ricaricavate la sezione, cioè sbloccavate qualcosa al Has to be a massimo way out. e poi ricaricavate la sezione prima di uscire. Così che non salvava e potevate sbloccare Look, tutto al up there, massimo. an opening. It's our way out. Ok. How do we? The upper floor. There may be things up there we can use. I'll look. Stay with him. Amicia, you're still hurt. Try to bring him back. Amicia si è ancora However you can. ferita, ma non ci Please. interessa, Fine. Lucas. But don't go too Amicia è una far. supereroina fortissima. Ok, di qua non si Will, può andare. no. I think you can hear me. I'm sorry. I need to know if you're all A right. pole with a Devo rope arrivare di lì, skins pin. ovviamente.
The macula's mark, though, it looks larger. Allora, vediamo un po', eh. Dobbiamo dei rottami, ottimo. Let me see your eyes. Pupils not dilated. Allora. You're barely blinking. Da qui si può colpire magari... infatti, guardate lì. Da qui si può colpire questa cosa e entrare lì dentro. Tac. Keep going. Una volta qui dentro, vediamo cosa si può fare. Si può prendere qualcosa qui. Dell'alcol. Come on. Vediamo, posso spostare questo? Così, eh? Boh. Ho aperto un passaggio, giusto? Sì. Hold on. You have to hold on. Calma, calma, amica. Questo cos'è? Ma son dei rottami? Ma un coltello? Aspettate, eh? Hugo, if you can hear my voice, move one of your fingers. Allora, questo dove lo tiro? Lo tiriamo là. E tiriamo giù quello. Sì, impossibile che non sia caduto di fronte, eh? Che non sia caduto di faccia. E a questo punto qui riprendiamoci anche questo. Recuperiamo due rottami. How is he? His mind is extinguished. I think it's not just the shock. It's the macula. So he's not coming back. Not yet. Let's use this thing. Come on, Hugo. Misia, let's push and see what's behind. Altri topi? Alla faccia dei topi. Extinguish the flames. We saw those things inside the carrier's tomb. It will kill the sun. What? Sun killer. The light devourer. It's the nebula the old texts talk about. It's real. I'm home. No. No! This isn't home. Hugo, look at me. It's not him, Amicia. It's the macula talking, trying to fill the void left by your mother's death. I should have saved her. But we can still finish this. You hear me, Hugo? We can find that bastard count and kill him. No, enough. Amicia, we need to leave this damn rock and take him away from here. He's drowning. Amicia, focus. You need to push back. Talk to him. Keep him afloat. He needs you. All right. All right. Ok. Trova una via verso la superficie. Beh, fatto più o meno. Attraversa il nido dei ratti. Qua ragazzi. Bisogna attraversare il nido dei ratti. Ma esattamente sta cosa. Oddio, 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 oddio. Ehi, calmi. Calmi, eh.
Che posso accenderla quella cosa lì? Ah no, ok, qui abbiamo la torcia. Perfetto. Andiamo. Stay very close. Eh sì, stammi vicino. The nebula's all around us. Mind your torch. Yes. La nebulosa è tutto attorno a noi. Quello esplode, sì. That's what I was talking about. Stay away from those fumes. It burns. Stay cautious. There's more. I see them. Via. Mi stava per spegnere la torcia quella merda, l'avete visto? Siamo lontani da quei buboni. This is worse than anything. Quanti ce ne sono? Ma anche te, ma non muoverla sulla... sul fumo. Aspetta. No, ok, di qua non c'è nessun collezionabile. Yeah. Bella comunque anche questa ambientazione, eh. Oh, questo gioco sta tirando fuori il meglio sul finale. Finalmente, aggiungerei, perché prima era davvero una noia mortale, eh. Adesso qui c'è qualcosa di interessante, qualche collezionabile. Là vedo qualcosa che si illumina. No, niente. Erano solamente riflessi. Vediamo qui. No, non si può passare. Ok, è abbastanza chiaro, non c'è niente. Proseguiamo. Guardiamolo da dietro, questo posto com'è? È molto meno interessante guardandolo così. Occhio, amica, occhio. È esattamente quello che gli ha detto Lucas. Anzi, lei ha detto Lucas. Lucas, there's something ahead. I see it. What the hell? Mica, se esplode questa. How many are there inside? Yes, I'm here. Hey, I'm waiting. Let's go, Lucas, now. Yes. Come, Hugo. No, I'm staying. There is nothing here for you. This is home. This is... Stop! You're coming with me, whether you want to or not. You hear me? He's coming with me! You made us so angry. They're coming. Run! Yeah. Stay close to the wall. Grazie Lucas che ci ha detto di stare vicino alla parete. Corra, corra. Vi ricordo che lei fino a un momento fa non si reggeva in piedi comunque. Ma non urlare ai topi, ma cosa vuoi che capiscano? Risparmia fiato. Breathe. Breathe. Hugo? Hugo? Ecco, in sezioni come questa, di corsa, al posto che far urlare a Missia come una pazza, avrebbero secondo me fatto meglio mettere una bella colonna sonora cazzuta, comunque che ci stava nella... o ansiogena magari, al posto di far urlare a Missia appunto come una pazza.
Adesso brucia, adesso spegne il fuoco con il tocco, Ugo. No, beh, strano. Però. That's you, go. We're not done yet. We should go. Yes, I'm ready. We still have to reach the harbor. Attraversa il nido di ratti, fatto. Raggiungi la superficie. Ah, perché siamo ancora... No, siamo già in superficie, no? Non siamo ancora nella caverna, o sbaglio? Wait. The village. There's something wrong with the sea. The land is gone. It's me. No. I did this. The rats did. I did. I did it. No. The Count and Countess did. Let's go. Let's just go. Ok. Qui sopra si può salire? Nope. Non posso correre più veloce di così. Goodness. The tremors brought those bloody eggs out in the open. Yes, they're still here. Always. Always in my head. Hugo? Let him, Amicia. You are not in charge. I am the one in charge. Ecco, bravo, diglielo, Hugo. Obey me. Hear me? Mandali you via. Obey me. All right. I think they heard you. I've never seen you do that. Because it hurts. I'm sorry. Magari qui però c'è un collezionabile. Sarebbe interessante. Ah ah ah. No, ok, dei rottami. Peccato. Vabbè, i rottami è sempre meglio di niente, eh. I don't want to know. Qui non sembra esserci nulla. In questo capitolo dovrebbero esserci un erbario di Ugo, che sia un fiore o una piuma, non saprei dirtelo, e un souvenir. Qui non c'è nulla. Sono venuto qui per niente. No, c'è il modo di passare. You've earned a new title, Amicia. The Count's still alive and spreading his lies. Anyway, profanatrice proprio. Allora, lì abbiamo due Pisanguis che mi prenderei molto volentieri, eh. Non sono niente male. Poi passiamo di qui. Ah, là c'è uno di quei bauli grossi, però direi di lasciarlo là. E andarcene. Dai, non può avermi visto subito. Figurati. Vedono ancora? No! Mi vedevano. Ciao, questi, buonanotte. Perché ho usato l'Ignis? Perché sono così stupido di averlo usato. Non posso salire qui? Ah, devo usare questo?
They found us. Ho capito che ci hanno trovati, ma come cacchio fai? Per questo devi usare la pece. Ok, hanno smesso di cercarci? Sì, bravo. Ah, cacchio. Aia, no, niente, sono morto. Ricomincio dal checkpoint. Magari ci porta più avanti di dove eravamo. Di solito funziona così in questo gioco. No, mi sa che ci ha riportati indietro. Ci ha riportati qui, ok. Allora, quel baule là mi fa gola. Il problema è che passando di qua... Aspetta, posso colpire quel... quel nido di ratti, mi sa. Lui ci ha già sentito. Abbiamo fatto mezzo movimento, lui ci ha sentito, va bene. E passiamo di qui. Lui là ci vede però, aspetta. Facciamolo andare via. Non ci vedrà quell'altro. Noi passiamo, Facciamo un po' di ignorri e passiamo. Dai, mi ha visto lui. Lo so. Questo lo ammazziamo, ok? Gli tiriamo la pece. No, col dardo, ma che cacchio fai? E poi l'extinguish. Cioè, il fireman. Perché non va? Niente. Ah, questo si ammazza proprio in un colpo, Perché giustamente lento come una lumaca non puoi farti prendere. Ok, proseguiamo da qui allora. Aspettiamo che lui si giri. Tanto mi vedranno questi qui, no? O no, non mi vedono loro. Va bene. Dai, girati da bravo. Mi vedono, giustamente. Figurati. Ah, non mi hanno visto? Boh, va bene. Queste cose qua sono davvero strane, comunque. Figurati. Cosa è successo? Va bene, robe a caso. Nasty critters. Allora, noi dobbiamo andare là e prendere quel coso per passare, ok? Solo che per farlo dovremmo ammazzare sti tipi. E non c'è modo di usare tipo i topastri, no, Cioè lui da ammazzare non è difficile, il problema è quell'altro. E non posso prendere il controllo dei topi? Eccoli là. Non ci arrivo però. Ah no, forse da qui sì. E quando si mettono così io posso passare però. Ma lui si gira, mi vede. No, no, niente. Niente da fare. Devo riuscire a prendere questi topi. Hugo, are you still alright? Wait. Se posso prendere questi topi qui? Non posso prenderli, sono troppi, mi dice. Mannaggia loro. Aspetta, possiamo passare ora però. Vai. Ma no, mi sono fermato a prendere qualcosa che non... non potevo nemmeno prendere. Ok, fermi qui un attimo ora. Qui dentro c'è qualcosa di un po' più interessante? Sì, rottami. Buono. Sensi di ratto. Ok, qui dietro non c'è nessuno. Vuol dire che potremmo portare questo.
L'acqua ci sono i topi. Potrei usarle. Allora, prima di tutto devo tirare l'extinguish per me. Non con la fionda, ma con la mano. Tu di lui. Ecco. Poi tasso con la fionda lì. Vai, topi. Topi. Grandi. Buono. Dai, però ce l'avevo fatta. No. No, dai, vabbè, muori. Riparti dal checkpoint che spero che sia qui. Ma ce l'avevo fatta, solamente sono fatti beccare come degli scemi questi qui. Da dove riparto? Da qui, va bene, dai. Allora, io passo di qui, non dovrebbero vedermi, vai. Ora so che qui non c'è niente da prendere. Mentre qui dentro, sì. Passati, prendi. Grazie. Ecco fatto, noi poi ci mettiamo qui dietro dove non dovrebbero vederci, in teoria. Ok. Poi, allora, andiamo con extinguish con la mano, con la mano. Così non veniamo beccati. Vai. Poi fionda. Ratti. Ratti. E andiamo. Fuori uno. E fuori due. Buono. Ok, andiamo. Mi vede? No, dai, che non mi vede, basta. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Souvenir qui? No, niente. Ok, dai, anche questa parte stealth l'ho trovata un po' più ispirata rispetto alle altre. Cioè, certo, avremmo potuto farla molto meglio, ma lì sono io che sono una pippa. È vero che c'è ancora Arno? Sarebbe interessante liberarlo, no? He needs us. We don't have time. We must go. Really? Even after what he's done? All right. We need to reach that harbor anyway. We get Arno on the way and we get out of here. Ok, proseguiamo. Bello anche questo scorcio con gli uccellazzi là. All right. Ma dobbiamo ancora andare di stealth, eh? Sì. Assolutamente sì. Però forse qui troviamo un collezionabile, qualcosa. No, nessun souvenir. Continuate a pattugliare. Va bene. Continuava a beccare la roba. Noi però mandiamo l'extinguish là. Ecco fatto. E tu muori. Ok. E fuori uno. Tanto poi noi qui abbiamo altri materiali da prendere. Facciamo extinguish. Beh, ma anche te ti posso tirar via, eh? Cioè, semplicemente in questo modo. Ecco fatto. Qui ci sono altri ratones. Allora, come arrivare di lì? Con la pece. La peciona. Vai. Ah, c'è qualcuno qui dentro, eh. Sì, vieni a vedere una... Vieni a vedere più da vicino. Vieni, vieni. Nel frattempo qui prendo un po' di risorse.
Belli, belli rottami. Sensi di ratto, vai. Ma c'è solamente il tipo qui sotto? No, ce ne sono anche altri là. Allora, tu non mi piaci. Però guarda cosa ti combino, guarda cosa ti combino. Non ci arrivo là con la fionda, mannaggia. Oh, che cacchio fa questo? Pazzito? Io dovrei passare. Allora, facciamo così. No, ma gli ho tirato la pece, volevo tirargli Extinguish. E niente, sono stupido. E con la pece però rimane disorientato un bel po'. Ma chi è se... Ma non è vero che sei sotto attacco. Bugiardo. Vai, mi ha visto. Ma che palle però. Ah no, non mi ha visto. Cioè, ha sentito il rumore. Ok, mo ti ammazzo. Vai, vai, tiralo. Bravo. Mo arrivano tutti incazzati. Però nel frattempo io uno l'ho ammazzato. E te ti posso uccidere con il sasso. Fatti vedere. Niente, è stupido. E sento qualcuno morire malissimo. Ma non è vero. Che questo però ha l'elmo. Attenzione, eh. Questo ha l'elmo. Look who came to me. Think you're clever hiding behind there. You're done for. They've seen us. Sto ucciderlo sto tipo. Ma sì, ecco, un colpo di balestra. Tiramolo giù. Sotto le balle. Te, crepa, ciao. E mo c'è l'ultimo là, incazzatissimo. Però questo qui adesso lo freghiamo, perché andiamo di Extinguish sulla sua mazza. Ecco fatto, ciao. Ok, è morto da solo tra l'altro. Potevo anche non ucciderlo in questo modo. Ora però se noi andiamo lì siamo fregati. Andiamo a passare da questa parte, va. Buono il coltello. Buono il coltello e facciamoci anche questi. Ok, dovremmo aver ucciso tutti. Siamo stati dei Terminator. Sensi di topo? Non sembrano esserci soldati nelle vicinanze, a parte là, forse, là dietro, sì. E là in fondo altri. Ci sono detto passer qui in giro da poter usare? No. He'll show him the way to shine on the world. I just hope I'm alive to see it. No, non ci arrivo, peccato. Allora, devo andare di là, mi sa. O forse di qua. No, di lì non c'è un tubo. Devo andare di lì. E lì c'è anche quel baule che mi fa gola. È vero che c'è anche Sofia. Vediamo che ronda fanno questi però, eh. Tipo quello là sembra rimanere là fermo per un'eternità. Mentre questo qui gira, giustamente. Ok, girando, dov'è che si mette a guardare poi? Ok, guarda lì. Quindi noi possiamo scendere tranquillamente lì. Poi, cosa fa? Va là dietro lui.
Ok, fa la ronda proprio davanti al baule. Ok, per farci capire che il baule non lo prenderemo mai. Però abbiamo altre risorse qui sotto. Ecco fatto. E possiamo volendo andare qui dietro. Possiamo sgattaiolare lì dentro. I topi sono qui sopra. Ok, girati anche tu adesso da bravo. Dai, girati. Bravo. E noi passiamo. Ok, noi ora dobbiamo passare qui dentro, eh. Passare lì dentro appena lui si gira. Ok, dovremmo aspettare che torni qui anche quello. E che si girino di nuovo. Vedete ragazzi, comunque le mie osservazioni non è che siano proprio campate per aria, eh. Quanto tempo si perde in giochi come questo? Per aspettare solamente che adesso i loro combacino di nuovo la ronda? E non è divertente star qui a aspettare, cioè aspetti. I topi in giro non sembrano esserci per poterli ammazzare subito queste. E niente, si aspetta. Perché se adesso noi passiamo quando lui si gira, quell'altro ci vedrà. Quindi bisogna aspettare. Erano ben accoppiati prima e si sono disaccoppiati subito. E rimangono disaccoppiati per tantissimo tempo. Sono stati accoppiati per boh, mezza ronda. Guardali, guardali. Sembrano precisi. Meccanici scanditi proprio. Aspettiamo. Che forse ora dovremmo riuscire a passare, eh. Vai. Passiamo qui dentro. Come not now? Ora invece, vai, vai, vai. Ok, talento opportunismo sbloccato. Divisione delle risorse, vediamo. Essendo più meticolosa, Missy ottiene dei rottami quando crea munizioni alchemiche. Ok, questo è ottimo. Questo è davvero ottimo. Ci manca un po' di lotta, anche un po' di cautela. A Missy migliora la sua posa per lanciare oggetti più da lontano. Questo non è male. A Missy può pugnalare alle spalle i nemici dotati di armatura perché adesso è in grado di individuare i loro punti deboli. Qua però servirà il pugnale, quindi è abbastanza useless. Mentre questo, essendo più agile, a Missy ricarica... questo non è molto utile. E perfezionando la sua tecnica, Missy crea una munizione alchemica aggiuntiva con le stesse risorse. Visto quante risorse abbiamo, anche questo è relativamente inutile, però non è male. Fiu ha retto. Ah, dietro lì non c'è nulla, vero? Sì. Proseguiamo. Tranquillo, Yugo, tranquillo. Bravo. Ci sono un po' di risorse comunque, eh. E qui abbiamo un altro banco da lavoro. Ok. Mentre qui questo non lo si può aprire, nope. Possiamo uscire da qui. Ah, altri rottami. E non si può passare di qua, vero? Lì sotto però c'è qualcosa. Sembra ci sia un coltello. Perché non ho potuto prendere quel coltello? E lì c'è qualcosa molto interessante. Posso passare da qui? Sì, mi sa che posso passarci. Quindi scendiamo. Esattamente. Però prima di andare avanti andiamo qui. Abbiamo il coltello. Ah, non posso portare più di un coltello alla volta? Ok, io so di avere già un coltello, eh. Quindi vediamo di arrivare lì sopra. In qualche modo. Rottami.
Ah, non posso più risalire. Devo andarci da sopra subito. Oppure posso fare il giro magari da qui. Vediamo, eh. No, qui c'è solo questa... questa risorsa che è abbastanza inutile. Però sapete cosa? Tiriamolo a caso un Ignifer. Poi ne creiamo un altro e prendiamo l'arco. Così abbiamo comunque un rottame in più. Niente, mi sa che lì non potrò andarci. Peccato, a questo punto fatemi riprendere il coltello. Almeno prendo dei rottami. E si prosegue. Di qua si può andare? No. Ah, non dirmi che si può salire da qui. No, adesso si può salire da qui? No, troppo alto. Ah, però guarda. Yes. We have to save him. Even if he doesn't deserve it. I see. You put together quite the troop. Beh, se ci portassimo dietro a noi, in questi casi sarebbe una cavolata, no? Cioè, farebbe fuori tutti i soldati tranquillamente. E niente, io ho buttato via il coltello perché bastava passare qui dietro. Forse. No, ok, no, non ci si arriva comunque. Meglio così. Così almeno so di non aver buttato un coltello. Anche se qua si può passare. Vediamo se c'è qualcosa da prendere qui in giro. Niente. Niente. Avviciniamoci. Raggiungi il porto, fatto. Fa qualcosa. Allora io userei l'extinguish per eliminare la luce e far arrivare i topi. Bisogna combattere, mi sa qua. Allora, vaso con la pece. Prendiamoli tutti. Poi vaso con l'extinguish. Vaso con l'ignifer, volevo dire. E addio. Poi balestra con un dardo normale. Ecco fatto, crepa. Ah, ce n'è un altro là però. Mannaggia. Allora, te invece cosa ti faccio? Fionda, pece. Ah, non posso colpirti, eh. Colpiamo allora quel vaso. Appena lui si avvicina. Ecco fatto, muori. Crepa. Chi c'è, da? Ok, tu sei senza elmo, mi spiace per te. Ah, un altro lì. Crepa. Droppino? Un po' di droppini qui. E vabbè, ma che cacchio. Allora. Tu? Ah, non hai... devo farli avvicinare e usare un altro vasetto. Ehi, calmi. Dammi questo dardo, grazie. Ma non fa un cazzo te il tuo extinguish. Quello lo devo far saltare in aria, aspetta. Ok. No, che cosa sto facendo? Sasso. Ok, poi anche tu. E pure tu. Via. Eeeh, calmo, eh. Ok, qua ho altri vasetti. Avendo altri vasetti posso fare qualcosa di carino. Tipo, io ho un altro dardo. Carichiamolo e tiriamolo su di lui. Poi, via.
Crepa. No! Crepa. Poi. Allora, quello là in fondo devo tirargli. Via. Devo tirargli la fionda appena carica. Vai, carica di nuovo. Bravo. Bravo, vai. E tu muori. Crepa. Eeeh. Vai. Vai, prendi altra roba qui. Allora, quello là, con cosa lo ammazzo? Pece, perfetto, Ignis. Ok, ricarichiamoci le munizioni. E andiamo a riprenderci tutto quello che hanno droppato, prima di andare a liberare lui. Ecco fatto, vasetti, darti. Altra roba. Dardo. Oh, niente male comunque sta arena, eh. Cioè, è bello che ti dà comunque anche le risorse. Ti dà un botto di risorse. Metti caso che qui sei arrivato senza risorse. Te ce le hai. Hai anche questi, volendo usarli per far esplodere la gente. Cioè, raggruppi un po' di persone. Comunque le fa saltare tutte insieme. Non è male, eh. Non è per niente male. Diamo un'occhiata in giro se troviamo qualcosa di nascosto. Tipo qui dentro. No, non si può andare. Peccato. Peccato. Mi sa che questa è un'arena un po' fine a se stessa. Non ci sono altre cose nascoste in giro, vero? Diamo un'occhiata così velocemente. Guarda qui quanto igniferro avremmo potuto fare con tutto questo alcol. Ok, dai, andiamo a liberare Arno. Watch out! Heavy bastards approaching. Done enough damage. Ok, vai Hugo, tutto tuo. Vabbè dai, un po' per uno, un po' li ammazza Missia, un po' li ammazza Hugo e l'esercito del Conte della Provenza viene dimezzato. It's over now. We did it, Hugo. Yes. Breathe. Calm down now. Let's free Arno, right? Yes. Please. Dai, liberiamo Arno. Hugo says it was his. Sophia! You took your sweet time. Come aboard. Go collapse somewhere. Wait. And your mother? She won't come back. We must go. Now. I see. I'll take it from here. You, come! Never coming back. I know. I wanted to tell her a lot of things. Me too. But she knew everything already. You were her greatest gift. She loved you the way you are, the way she made you. We will live. And we will heal.
The scars? We keep them so that we don't forget. So that we can accept. Until they don't hurt anymore. E abbiamo completato anche il capitolo 13. Nel prossimo episodio giocheremo il capitolo 14. Di cui comunque guardiamo ora il filmato d'apertura. I thought we'd never get back. Not all of us did. But he'll get better now. We all will. Sarebbe bello se ad un certo punto ci permettessero di giocare con tutti i personaggi e con Primari insieme, potendo quindi usare sia Arno per uccidere soldati, sia Sofia per distrarli con l'erba, sia Lucas per usare le cose alchemiche e darci comunque l'opportunità di farle tutte come vogliamo. Detto ciò quindi, questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!